Giornate Medioevali 2011, dal Medioevo al Rinascimento, un programma di Cristian Torelli e Francesco Zingrillo. Cominciamo dall'incontro d'amore. Esatto, allora i nostri due figli, più che un incontro d'amore è un incontro d'affari tra i due sposi. Un amore in affare, esatto. Noi praticamente siamo di sotto in accampamento che stiamo facendo le feste per, in attesa del matrimonio dei giovani sposi. Verremo su, porterò il mio figlio alla chiesa, che verrà fatta all'esterno della chiesa tramite un frate e un notaio. Il matrimonio era un matrimonio da fare, non era un matrimonio. Era un contratto, un vero e proprio contratto. Esatto, era un contratto. Infatti c'era il notaio che annotava tutto. Quanto durava questo contratto? 7 anni. E se poi la merce non funzionava? Allora ecco, praticamente in quei 7 anni la figlia tornava a casa dei genitori. Sì, i genitori accettavano la figlia, in caso di morte del giovane sposo poteva tornare a casa, se no no, doveva stare fuori di casa. Tu accetteresti una roba del genere? Io penso proprio di no. E da lui ricevere l'anello matrimoniale in segno di legittimo matrimonio, secondo che comanda la Santa Madre Chiesa Romana. Rispondi. Sì. Nicola, siete voi contento di consentire nella Maria Grazia come la vostra legittima sposa e a lei donare l'anello nuziale in segno di legittimo matrimonio, secondo che comanda la Santa Madre Chiesa Romana? Sì. Sarà con voi. Portate il drappo, segno della nuova casa. Andate in pace, fratello. Matrimonio molto molto bello, è storico, ripreso da tutti gli atti notarili. Ciò che depongo l'ho appreso dai miei antenati e credo fermamente che nella realtà le cose stiano così. Ma innanzitutto la vestizione di una bellissima sposa. Sì. Ecco, questa sera ci sarà la rievocazione del matrimonio del tardo 400. Ecco, questa fanciulla, che sarà data in sposa ad una famiglia nobile, chiaramente, è stato fatto il contratto di matrimonio chiaramente fra i padri di entrambi gli sposi, proprio perché nel tardo 400 il matrimonio, oltre ad essere comunque celebrato con un rito religioso, veniva proprio stipulato, il nostro maestro d'armi ce lo può, il nostro comandante ce lo può confermare, attraverso degli atti notarili. Un vero e proprio contratto. Un vero e proprio contratto. Grazie mio signore. Ecco, la vestizione della sposa, noi abbiamo allestito il banchetto con alcuni elementi cosmetici, come ad esempio acqua di rose, che veniva utilizzata in antichità per rinfrescare la pelle delle dame, che doveva avere appunto un aspetto molto etereo, doveva avere questa pelle molto bianca. Ecco, i canoni da allora la bella donna doveva essere cerea, eterea, chiara, bella insomma. Doveva apparire un angelo, vestita con un abito prezioso al quale saranno, diciamo, aggiunte delle maniche, proprio perché c'era la consuetudine di arricchire gli abiti di festa con delle maniche molto preziose. Un copricapo molto prezioso, verrà invitata a recitare delle Ave Marie,
durante appunto tutta questa vestizione. E la madre della sposa sarà presente e dirigerà, intonerà un po' tutte, tirerà le fila di tutto questo momento molto cerimonioso. E dopo 7 anni si saprà se il contratto ha dato frutto. E il tempo finisce come le feste, al momento in cui Cristoforo Colombo dice la frase «Il mundo è poco». Lì inizia il 1500. Era il X secolo in cui il latino parlato era la lingua ufficiale e assomigliava tanto all'inglese di oggi. L'età di Federico II, quello dei Normanni e anche del mecenatismo e soprattutto degli Svevi, spingeva al sud il sapere da Palermo a Napoli al mondo intero. L'anno in cui anche il santo fondatore, diacono Marino, trasforma un popolo di contadini e di pastori in una tradizione di cultura e di democrazia che arriva fino ad oggi. È il Medioevo sammarinese 2011, vince Lucca, la disfida del Tricorniolo in una cava dei balestrieri gremita all'inverosimile. È la 16ª edizione, 24 i tiratori, in rappresentanza di 4 importanti città, San Marino, Stato e Città, Lucca, Massa Marittima e Chioggia. Il maestro Paolo Teani della cittadina toscana si piazza davanti a Simone Gambazzi di Massa Marittima, terzo Roberto Bellandi, anch'egli di Lucca, città che non vinceva il Palio dal 2007.
di sfida del Tricolore 2011, messer Paolo Teani Luca. La medaglia.